una delle raccolte più importanti, sia per quantità, perché costituisce quasi il 40% di tutta la composizione dei rifiuti che produce la società urbana, ma soprattutto per la complicazione del trattamento, è la frazione organica. Ecco, questo è un cassonetto per la raccolta stradale del lungo. No, vediamo un attimino cosa conferiscono le utenze. Allora, vedete, qua si vede che questa è una busta pesante, quindi sicuramente c'è del lungo, però vediamo come viene conferito. Ecco, allora, questo è un famoso pub qua della zona che ha conferito umido però misto a una serie di materiali che si dicono non compostabili, purtroppo, vedete? Cioè questi bicchierini, questi piattini, queste forchettine sono tutti materiali non compostabili. Sono materiali non compostabili e quindi costituiscono una frazione strana e difficilmente trattabile dagli impianti, che poi non riescono, così, quando la percentuale di queste presenze è molto alta, a tirar fuori compost di qualità che può essere riutilizzato poi in campagna. Ecco, questo è uno dei messaggi più importanti che noi dobbiamo dare all'utenza. Cioè, quando si conferisce la frazione organica, ovvero i residui, gli avanzi di cucina fondamentalmente, bisogna assolutamente eliminare da esso ogni forma di plastica, a meno che non trattiamo di plastiche biocompostabili, ogni forma di vetro, e soprattutto quando parliamo poi di utenze commerciali come un pub o un ristorante, non ci devono finire gli stracci da cucina, gli stracci per lavare per terra e quant'altro. Infatti questo costringerà a declassare questo cassonetto da cassonetto dell'umido a cassonetto di rifiuti non riciclabili, con doppio danno. Da un lato ci si è sforzato di fare una corretta raccolta differenziata e ha conferito umido puro, ha visto il suo sforzo vanificato da chi ha conferito invece umido non di qualità con frazione estranea alta, e dall'altro lato andare a far accrescere la frazione non riciclabile che si deve prelevare e si deve andare a conferire prima agli impianti di trattamento meccanico biologico e poi ovviamente per la frazione secca al termovalorizzatore. Ok, quindi è fondamentale che i cittadini e le utenze commerciali, nel conferire la frazione umida, evitano di commettere errori banali come questo qua, che sono dovuti sicuramente a sciatteria, diseducazione, spero non disinformazione, visto che ASIA è al lavoro tutti i giorni con una sua squadra di comunicatori all'interno delle utenze domestiche e commerciali. Addirittura si va nelle cucine dei pub e dei ristoranti a fare proprio la lezione di differenziazione dei rifiuti durante le preparazioni o gli spareggi.